Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come sapete, chiudiamo la porta. Cioè no, non che sapete che chiudiamo la porta. Però come sapete ieri è uscito FIFA 19. Ovviamente chi l'ha preso? Io l'avevo già preordinato e ieri mi hanno mandato il messaggio che era arrivato e quindi sono corsa subito a prenderlo. Volevo farvi fare una partita, così un viaggio veloce dentro FIFA. Poi in realtà avremo Giovanni che mi spiegherà come si fa la carriera. Però questo è un secondo video. Oggi volevo solo farvi vedere più o meno com'è, per chi non ce l'ha. Volevo farvi vedere com'è la grafica e altre cose. Ovviamente sappiate che sono assolutamente una schiappa io a giocare a FIFA, soprattutto questo qua nuovo, perché ha tipo cose diverse e vabbè. Quindi sigla e iniziamo. Cuffie alle orecchie, play. Italiano, senza dubbio. Prima quando l'ho acceso per iscrivermi e tutte queste cose che ha fatto quel rumore mi sono spaventata tantissimo. Eccolo. Premi A. Allora, principale abbiamo il viaggio, calcio d'inizio, Inter Cagliari, 29 settembre 2018 alle 20:30. Poi gioca. Ok, ora non so come si fa. Avanti, avanti, avanti. Allora, seleziona lato, vabbè, qui. Però devo cambiare le impostazioni del joypad. Ma mi ricordo che ieri Giovanni l'ha fatto qua. Partita classica, sì. Ah, ok, Inter, vabbè, ovviamente. Contro. Casuale, dai. Blempoli, va bene. No, 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 non volevo mettere la stessa maglia. Cioè la stessa maglia, nel senso. Beh, dopo non capisco il giocatore, quindi mettiamolo così. Ah, posso cambiarla anche a loro. Allora mettiamo a loro questa. A me questa. Questa perché sì. A loro questa perché sì. Ok, impostazioni controller. Eccolo, l'ho trovato. Questo, alternativo, perfetto. Cardi, Perisic, Nainggolan, Vitano, Brozovic, vicino. Vediamo i sostituti. Andiamo! Solo durante questa prima partita la difficoltà verrà modificata automaticamente per determinare il tuo livello di abilità in FIFA. Al termine della partita ti suggeriamo il livello di difficoltà più adatto a te. Cioè non esiste il mio livello di difficoltà perché sarà tipo 0.00. Amici sportivi, appassionati, questo è Milano, questo è San Siro. Questa è la scala del calcio. Lo stadio più bello del mondo. Potrà seguire quella di oggi tra Inter e Empoli. Il pericolo numero uno oggi porta il nome di Ivan Perisic, il croato, il classico giocatore. Ivan. La dovrebbe essere un filo più costante, ma insomma le qualità non mancano. E guardi, amore mio. Forza fisica, velocità, un brutto cliente, insomma. Se prende fiducia diventa inarrestabile. Dai raga, volete... No, devo togliere i trainer. Adesso. Ecco, con l'aiuto della grafica, la formazione dell'Inter. 4-5-1 per loro oggi, modulo sulla carta, equilibrato con un solo terminale offensivo. Iniziamo a giocare seriamente. Mi aspetto una grande spinta da parte dei due esterni in fase d'attacco. Il loro contributo potrebbe rivelare. Raga, venite su! Del risultato finale. Questi sono gli 11. Ma perché non ha passato la palla? Iniziamo. Per loro oggi un 4. Vabbè, loro non sanno tirare, tirano a casissimo. Messaggio chiaro da parte del tecnico, vogliono fare la gara. Condivido questo atteggiamento, giusto provare a giocarsela, poi chiaramente le cose possono cambiare nel corso del match. No! Ah, ma l'ho ripresa. Non è facile trovare. Sì, ci provano con la circolazione di palla. Attenzione ai cani. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Nulla di fatto, si ricomincia. Allora, Mauro. Giuseppine. È scary. Mettiamo l'offensivo, dai. Perché sì. Nainggolan. Ah, oh,
stronzo. No! Un'operazione pericolosa. Icardi a FIFA fa un po' schifo. Sto scherzando, ovviamente. È sempre bravo il mio amore. Sì, mamma, devo rifarmi tutto il campo, dai. Brozovic. Si preannuncia un match ampiamente alla portata dell'Inter. Secondo io non so fare i giochini, voglio imparare a fare i giochini. Chi mi fa imparare a fare i giochini? Puntuale. No, cazzo. Crossa verso il centro. No! Peccato, era un buon cross, ma non c'era nessuno in area. Pericolo scampato, decisivo l'intervento, sarà corner. Corner battuto in mezzo. Non si fida, via di pugno. Cosa stiamo facendo? Brozovic. Ci sono metri a disposizione. No, no, no! Attenzione da Ingolan. La verticale per tiro! Tutto fermo, si è recuperato bene, ma sale alta la bandierina. No, ma perché? Ma non ha fatto niente. È arrivata l'ammonizione da parte dell'arbitro. Pensava di averla fatta franca, forse, ma l'arbitro attento. Cosa ha fatto? Solo concesso il vantaggio. Senza difficoltà. No! Nainggolan. No! Grande intervento, quasi come un gol. Asamoah. Perisic. Attenzione ai Icardi. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Qua. Passaggio impreciso, pallone intercettato. Hanno conquistato un'altra rimessa laterale. Eia. Brozovic. Passa, passa. Ecco Vessini. No! Lo ferma, ma non controlla. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. E chi siamo? È lui! È Maurito! Saranno a difesa e contropiede per sfruttare eventualmente. E sgare! Klaus abbia fatto gol! Personalità, la freddezza sotto porta del capitano. Una gran bella soddisfazione. Va che gol! Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Sbang! E vabbè. È così, raga. Sono fortissimo. Ricomincia il gioco con l'Inter avanti. Comunque, raga, la devo smettere di dire esgare, perché mi sto rendendo nervosa da solo. Provano con il pressing. Oh! Mi ha fatto cadere! Può correre lungo la fascia. Brutto cross, c'è il recupero. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Nainggolan. Perdono il possesso del pallone. Dai! No! Tocco impreciso, pallone recuperato. Antonio. Oh. Mi stai prendendo per il culo? Acqua. Oh, sto diventando scema, non capisco più niente. Icardi. Vai, Maurito! Vicino al secondo gol, ma stavolta il portiere. Vabbè, dai, raga, questa era facile, non era neanche forte. È uno che si arrende. Klaus, diglielo anche tu.
Palla messa in mezzo. Corri, corri. Occhio a Nainggolan. Bella raga, mi raccomando, se volete vedere come finisce tutta la partita, continuate a seguirmi sul canale, iscrivetevi qua sotto e ricordatevi di seguirmi sui miei social che trovate in descrizione oppure alla fine del video. Mi raccomando, attivate le notifiche per tutti i prossimi video. Noi ci vediamo domenica con un nuovo video.